Performing Festival da 3 anni presenta il libero incontro dei liberi linguaggi dell'arte, soprattutto dell'arte contemporanea, il corpo, perché la performance è un'espressione emozionale, un'espressione ovviamente di grande energia che si lega sostanzialmente all'attualità, si lega ai luoghi dove entra. Da 3 anni io porto avanti il progetto che mette insieme il turismo culturale, l'arte contemporanea. Ovviamente questi due elementi che sono la base non solo dell'espressione dei linguaggi di non solo criticità ma anche di esaltazione del bello, dell'estetica, non poteva non tener conto di una lunga storia che il Meridione ha e di luoghi fantastici, incredibili che l'UNESCO ci riconosce e che sono parte fondante anche di questo legame che c'è tra il tempo. La body painting sfrutta il corpo, sfrutta in questo caso la possibilità che il corpo pulsante diventi una trasmissione con l'atto pittorico dell'artista che lo realizza. La pittura di per sé è un segno, è un colore, è una frammentazione che, come vedete e si può vedere anche dall'installazione che è stata fatta, pone davanti anche a delle concettualità che rappresentano a volte anche la difficoltà che sui temi contemporanei l'azione dell'artista possa andare a intervenire, per esempio su temi come gender, come altro tipo di temi che sono poi l'espressione di criticità che ancora sono da superare, anche se poi a livello legislativo certe cose sono state fatte. Qui c'è una installazione che presenta 9 still da frame di video dove le persone possono intervenire attraversandole e arrivare alla videoproiezione, che è una video performance che lui ha realizzato e che presenta in video, della durata di 4 minuti e 40, il titolo è Il mio viaggio ed è una riflessione sul viaggio della vita. Match Fry, nazismo punto 2, è una sottolineatura ovviamente sulla compulsione dei sistemi, dei poteri verso il linguaggio unico, questa impossibilità di trovare forme d'espressione proprio perché il martellamento continuo dei mass media, dei sistemi di comunicazione, di quello che poi è una grande pubblicità al sistema, impone al popolo, impone alle persone semplici, alle persone uniche, di non trovare la via di una discussione collettiva, perché la compulsione è talmente forte che obiettivamente siamo in un regime quasi dittatoriale della comunicazione, dove bisogna per forza di cose essere amico di per riuscire a dire qualcosa. In questo caso, per poterlo dire liberamente, l'azione performativa realizzerà con un'opportunità di tanti attori che non sono performer, con i loro cellulari si connetteranno sull'artista. È stato bello, una manifestazione che noi non ci aspettavamo, perché siamo stati contattati sino proprio qualche giorno fa in via del tutto sperimentale, e noi, essendo un luogo di culto dell'arte contemporanea, abbiamo accolto la richiesta. E sono stati 4 giorni di una intensità straordinaria, perché il festival, appunto, Art Performing, è un evento che noi cureremo e speriamo di ospitare anche il prossimo anno in maniera decisamente più organica rispetto al contesto territoriale, e perché si parla dell'arte della vita, dei messaggi che ogni momento del nostro quotidiano ci prendono, ci coinvolgono, ci prestiamo a vivere in tutte le lingue, in tutte le salse, in tutti i modi. E questo ovviamente è a cura di grandi artisti di fama nazionale e internazionale.